felice oggi di essere a questa mostra di un artista vero, perché non credo che avvenga tutti i giorni, che tutti i giorni ci sarà data la possibilità di trovarsi di fronte ad un artista autentico, perché Egidio Manganelli è tale. Ci troviamo di fronte ad un pittore che secondo me non può essere definito così come molto spesso accade, magari in questi casi. Un pittore realista, quasi di fatto si limitasse ad apporre se stesso al servizio della realtà. No, diciamo assolutamente che piuttosto Manganelli guarda la realtà tende a lasciarsi trasfigurare dalla sensibilità di Manganelli e nei suoi quadri c'è una sorta di dialettica tra l'oggetto che l'artista rappresenta e l'ombra che è di fatto, o la luce, rappresentano proprio la soggettività, il modo di intervenire dell'artista sull'oggetto. L'oggetto non vive di vita propria, l'oggetto non domina il pittore, ma piuttosto è dominato dal pittore. Una cosa molto interessante in Manganelli, come tutto sia al servizio del fruitore, c'è una prospettiva inversa nei suoi quadri, ovvero le cose vengono incontro a chi guarda. Non c'è un punto di fuga che porti lontano verso indefiniti orizzonti, ma tutto tende sostanzialmente ad andare a venire incontro a chi si trova di fronte all'opera stessa. Ecco, un pittore secondo me eccezionale, un pittore moderno, perché è un pittore che riesce a dominare gli spazi, è un pittore che riesce a tradurre la realtà in quello che è il gioco delle geometrie, ma delle geometrie nel senso proprio del Filebo di Platone, nel senso proprio della ricerca dell'universale. E nel contempo diciamo che in questa pittura, che è di fatto una pittura apparentemente perfetta, senza punti che possano essere lasciati in maniera indefinita, ci sono molti elementi indefiniti e quegli indefiniti che fanno di un'opera un'opera aperta, che consentono a chi guarda di reinterpretarla, di entrarci all'interno, di riviverla e quindi sostanzialmente di dare all'opera quel significato che la soggettività fa dare ad un qualcosa che l'artista con la sua grande sensibilità pone di fronte a noi. Non iperrealista assolutamente, uso molto la materia e soprattutto la luce il fattore principale è proprio quello della luce, insomma. E sono soggetti poveri, sono soggetti quotidiani e cerco di penetrare la realtà attraverso la pittura. Per me è un mezzo per penetrare la realtà, per capirla la realtà, più che per esprimerla. Sono soggetti che vengono verso lo spettatore, che non ci sono fughe prospettiche, non ci sono. Evito i colori che allontanano il soggetto dallo spettatore, come uso molto poco i colori freddi come il blu e il verde. E cerco di raggiungere quello che c'è all'interno della realtà, la realtà ultima che però è inarrivabile, Ma lei che cosa il cerca numero, nella realtà? la realtà ultima che è un'idea alla fine, è un'idea di quello che oltre l'apparenza c'è l'idea del soggetto che dipingo. Però la realtà è inarrivabile, non è esperibile, però ci si può avvicinare attraverso l'aspetto visivo, oltre il quale però non possiamo andare, perché
gli oggetti fanno parte di questa realtà. Il quadro non va mostrato tutto, cioè, devono essere delle zone d'ombra, delle zone in penombra. Io adoro per esempio il passaggio dalla luce all'ombra, quella zona intermedia, no?